In occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico, l'Istituto Umberto I di Palermo ha ideato una staffetta di eventi che ha coinvolto tutte le classi sotto il tema della pace. Tra gli incontri ce n'è stato uno dedicato proprio alla serie TV più amata degli ultimi anni, Mare Fuori. A intervenire l'attore palermitano Vincenzo Ferrera, che nella serie interpreta il personaggio di Beppe, l'educatore che con passione e pazienza prova a costruire un futuro migliore ai detenuti del carcere minorile. Così ha commentato l'invito la professoressa che si è occupata dell'evento, Ada Magno, docente di latino e greco. Grande attesa per l'ospite Vincenzo Ferrera, l'educatore Beppe, colui che riesce a credere, nonostante tutto e nonostante le apparenze, alla redenzione dei suoi ragazzi. Il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato ha dichiarato di essere molto favorevole ad aprire la scuola al mondo delle arti e dei dibattiti sull'educazione. L'attore si è donato a lungo al pubblico di ascoltatori formato da studenti e da tutto il personale della scuola. Si è parlato dell'influenza della preparazione classica nel mondo del lavoro e in particolare in quello cinematografico, ma anche dell'importanza di essere grati. L'approccio al personaggio, secondo me, te lo apre molto di più di un altro che viene da, no? Non volendo fare distinzioni, però è ovvio che la cultura classica, a partire dalle tragedie e tutto quello, sicuramente un attore che non ha fatto il classico fa un lavoro un po' più lungo. C'è chi non lo fa, c'è chi se ne frega altamente, secondo me è un danno, un problema. Bisogna avere un'ottima cultura per essere bravi attori. Del privilegio che avete di vivere una vita del genere, andare all'Umberto, al liceo, poter studiare e seguire, no, una via abbastanza, perché molti non ce l'hanno e non per colpa loro, si ritrovano non per colpa loro in condizioni che vi garantisco che sono tremende, hanno delle vite rovinate, ma semplicemente perché non sono stati fortunati come noi. Garibaldi, Umberto, quindi godere del privilegio che non è tutto scontato. Ferrera ha anche risposto a qualche domanda sul suo rapporto con il resto del cast. Che fare con dei ragazzi che all'epoca, 4 anni e mezzo fa, erano quasi minorenni, quindi c'era Cardiotrappa che arrivava col nonno, Paolillo che era alto tanto, e quindi si è creata una sorta di empatia, insomma, come se ne avessimo, dico, cresciuti io, però in questi 4 anni, sempre chiusi dentro quella caserma, si è creata una familiarità che era assolutamente uguale a quello che recitavamo. Insomma, i ragazzi neanche sanno che mi chiamo Vincenzo, i ragazzi mi chiamano Beppe, non ne hanno idea che io abbia un nome e cognome. Quindi lo stesso atteggiamento e lo stesso rapporto l'abbiamo fuori dal set. Se hanno dei problemi, insomma, sono sempre un fratello maggiore, un papà, se hanno dei problemi comunque cercano consiglio, quindi la differenza fra recitare e la realtà non esiste. E alla fine tutti insieme hanno cantato la colonna sonora della serie TV, ormai diventato un vero e proprio inno. Somebody.